Un evento sportivo dal profondo significato che intende mantenere viva la memoria di chi 80 anni fa perse la vita in un'orribile guerra. Ortona pagò un prezzo pesante, fu ribattezzata la Stalingrado d'Italia. Tantissimi hanno partecipato all'evento denominato Di Corsa nella Storia. Anche chi ricorda bene quella guerra, come il professor Tommaso Caraceni, ultra novantenne. Io ricordo la battaglia di Ortona nel 1943. Allora io ero dodicenne e quindi siamo sfollati, abbiamo subito l'assollamento nell'ottobre e siamo andati nelle campagne. Però poi dalle campagne non si poteva più vivere. E siamo tornati, rientrati in Ortona nonostante esistesse il divieto. E a quell'epoca c'erano i cannoneggiamenti continui che distruggevano tutta la regione e tutta Ortona. Noi siamo stati in Ortona tutto il mese di dicembre fino al giorno 24 dicembre, cioè alla vigilia di Natale del 43, essendo ricoverati al Camposanto. Il comandante, diciamo, del Camposanto, il custode, si chiamava Marino e aveva una figlia bellissima che subì un incidente per una scheggia di una bomba che era caduta nel chiostro del Camposanto e l'aveva colpita all'occhio. Questo fu l'unico momento in cui ebbi paura. Per il resto non avevo avuto paura di niente e di nessuno. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Ortona for Runners e l'Associazione Crossroads. Sentiamo i presidenti Giuseppe Donia e Angela Arnone. Quest'anno abbiamo deciso di fare un percorso cittadino chiuso al traffico dove si toccano i punti più caratteristici di Ortona, ma soprattutto i punti dove c'è stata la battaglia di Ortona. E abbiamo anche ospiti speciali, la banda delle cornamuse della polizia di Edmonton, che hanno suonato per dare il via alle gare dei giovani, suoneranno di nuovo per gli adulti e saranno a Palazzo Farnese durante tutta la gara a suonare per incoraggiare i partecipanti. Sono tanti gli eventi per celebrare gli 80 anni della battaglia di Ortona. Il sindaco Leo Castiglione. È un programma che finirà il 25 aprile passando attraverso eventi come questi in cui lo sport è un volano importante per parlare di memoria, parlare di solidarietà, di amicizia e di fratellanza dei popoli.